come sapete ci ho avuto un piccolo incidente di percorso e quindi vi parlo oggi, ho parlato oggi al Presidente della Regione e al Sindaco di Civitanova e alle altre autorità, ho fatto loro il briefing e ho parlato in una doppia veste in qualche modo anomala, che magari non avrei neppure potuto avere, ma che purtroppo invece mio malgrado ho, quindi parlo da medico, da qualcuno che ha cercato di combattere diverse epidemie in giro per il mondo negli anni passati, ma parlo anche da paziente, perché come sapete quando sono arrivato a Milano ho avuto questo incidente di percorso, so benissimo dove mi sono preso il virus e quando mi sono preso il virus, per alcuni giorni in attesa che appunto nel periodo cosiddetto di incubazione ho lavorato, dopodiché sono andato in ospedale e purtroppo tutto quello che avevo immaginato che sarebbe accaduto è accaduto, ma è accaduto in tempi molto rapidi, ho bruciato le tappe, ho vissuto il dramma di chi viene colpito da questo virus in età diciamo avanzata, non più giovane, ho subito, ho provato e ho sofferto l'angoscia dell'ossigeno e di situazioni critiche, di una polmonite virale estremamente seria. Grazie ai medici e agli infermieri dell'ospedale dove ero ricoverato sono uscito rapidamente, ho fatto i tamponi di controllo, sono stato giudicato negativo e quindi aggiungo alla mia esperienza da medico e da gestore di epidemie in giro per il mondo anche l'esperienza di paziente. Vi posso garantire estremamente, ho spiegato ai nostri amici, colleghi, interlocutori quindi che abbiamo riveduto il progetto di questo centro di rianimazione sulla base sia dell'esperienza dell'ospedale in Fiera di Milano sia anche dell'esperienza di paziente e quindi credo che oggi siamo in grado di presentare un progetto estremamente innovativo e proprio per questo termine difficile da apprezzare e da comprendere e quindi anche facilmente soggetto magari a legittime critiche che però verranno, come sempre dico io, smontate dal tempo, perché sia l'ospedale della Fiera di Milano sia questo centro che ci avviamo a realizzare saranno qualche cosa che fra alcuni mesi verranno visitati da tutte le strutture e le istituzioni del mondo per capire come si organizza un centro di questo genere finalizzato alla lotta al Covid-19. Lei ha detto critiche legittime, fra queste possiamo annoverare anche le critiche di chi dice che in questo momento la curva del contagio è in discesa e che quindi questa emergenza non è più così forte e forse questa struttura poteva essere sospesa. Cosa risponde Bertolaso? Vi faccio rispondere da una rivista scientifica che forse è la più importante al mondo, che si chiama Science, una rivista americana, tradotta in italiano significa scienze, dove quattro illustri epidemiologi della Harvard University di Boston, che credo sia probabilmente la numero uno al mondo, quindi stiamo parlando di quattro numeri uno che hanno scritto sulla rivista che era numero uno. È appena uscito questo articolo, lo metterò sul mio sito dove metto solo cose istituzionali, è in inglese. Ma questo articolo di Science che sto facendo circolare fra tutti i rappresentanti del governo e delle istituzioni competenti dice che siccome noi non abbiamo la minima idea di quella che è la copertura immunitaria di questo virus, non possiamo assolutamente prevedere quale sarà il comportamento di questo virus fino al 2025. Vi sono alcune proiezioni su questa rivista Science basate sull'esperienza di quella che è la malattia